Buongiorno, sono quattro interventi sul comune di Scandicci per 4 milioni di euro. Questo intervento è un intervento importante per la sostituzione della rete acquedottistica preesistente in vetrocemento con un nuovo impianto, con un nuovo sistema. In questo momento è attiva il bypass che consente comunque già di appunto bypassare la vecchia rete e stiamo posando la nuova rete in ghisa. Che collegherà il comune di Scandicci, l'agglomerato abitato con il serbatoio di Melarancio, che è uno dei due serbatoi che consente di mettere in pressione la rete di Scandicci. Gli altri tre interventi sono sempre collegati ovviamente al servizio idrico integrato, in particolare la centrale Pesavecchia è il revamping di un impianto esistente, anche qui per il miglioramento della rete acquedottistica. Gli altri due interventi, uno concluso e uno invece che si concluderà entro la fine dell'anno, riguardano la fognatura e risolveremo storici e annosi problemi di allagamenti. Uno si è concluso nel febbraio del 2021 in via Mozza, l'altro in via Pantin invece si realizzerà nel corso a partire dalle prossime settimane entro la fine dell'anno. Tutte e due servono per risolvere problemi di allagamenti, quindi quando piove una fognatura che è mista, che appunto è stata ricalibrata per le nuove necessità. Finalmente quattro interventi di Publiacqua che servono a regimare il rischio idraulico del nostro territorio in quattro punti molto caldi che in questi anni hanno avuto bisogno di un intervento che finalmente è arrivato. Il primo è questo di Scandicci Alto e metterà in sicurezza l'area attorno di Via Roma del nostro centro, il secondo sulle colline a San Vincenzo da Torri per quanto riguarda la centrale di sollevamento, il terzo in Via Mozza nella piana a Badia Settimo e il quarto più importante atteso da 20 anni che è quello di mettere in sicurezza la via Pisana attraverso il nuovo collettore delle acque di via Pantin. Quindi quattro interventi importanti da 4 milioni di euro di Publiacqua che risolveranno molte delle situazioni critiche riguardo alla regimazione dell'acqua e il servizio idrico sul territorio. Il bene più prezioso che abbiamo è la risorsa più importante che dobbiamo controllare, regimare e non abusare. Quindi è un bel giorno per questi quattro cantieri di Scandicci.